come imparare dai fallimenti scolastici. Il professore Tal Ben Shusher insegna nelle aule dell'Università di Harvard un film soggettivo. Imparare ad essere felici. Una delle cose che sostiene Ben è tentare di vedere i nostri fallimenti come una nuova opportunità. A nessuno ovviamente piace fallire in qualcosa, però se abbiamo avuto fallimenti come studente, dobbiamo imparare dalla nostra esperienza. Sappiamo già cosa dobbiamo fare per fallire, pertanto bisogna prendere subito un'altra strada. Di seguito troverai molti punti che la maggior parte degli studenti hanno. Prima di continuare, ti consiglio di leggere l'articolo per ovviamente capirlo molto molto meglio. Primo punto. Non pianifico bene il mio tempo. Secondo punto. Perdo la maggior parte del tempo in mille cose che non mi divertono e mi portano qualcosa di utile. Terzo punto. Lascio per ultimo i miei compiti e doveri. Studiare, prepararsi per un esame, eccetera. Questo è un classico. Quarto punto. Non mi concentro bene nelle lezioni. La mia mente vaga nel vuoto. Quinto punto. Le mie mete sono superare gli esami con i minimi voti e per questo molte volte vado male. Sesto punto. Mi sento di non usare bene la mia libertà. Mi sento una persona irresponsabile ed ogni volta prendo coscienza dei miei fallimenti e dei dispiaceri che porto alla mia famiglia e a me stesso. Quindi queste sono le cose che sai già se vuoi ancora fallire come studente. Quindi devi assolutamente cambiare atteggiamento. Meglio trionfare e prepararti per un futuro migliore. Sei un vincitore. Tu puoi. Devi tenere a mente i seguenti punti, ripetendo a te stesso. Devo cambiare il mio atteggiamento e le mie abitudini. Sono padroni delle mie situazioni e del mio tempo libero. Devo cercare di prendermi cura dei miei studi. Nessuno mi può obbligare a studiare. Io e solo io ho le capacità per fare le cose bene. Devo convincermi che ci sono ottime ragioni per essere un buono studente. Basta con i fallimenti, da adesso in poi solo il meglio per la mia vita. Se sbaglio qualcosa, imparo sempre dai miei errori. Ho le capacità per fare tutto quello che mi prefiggo. Il mio rendimento scolastico migliora giorno dopo giorno, perché mi impegno per ottenerlo. Commenta qui sotto se vuoi altri consigli, sarò felice di rispondere. Inoltre, se vuoi altri audio gratuiti che ti aiuteranno a migliorare il tuo rendimento scolastico e le tue capacità cognitive, clicca nel link che trovi qui sotto in descrizione o qui nello schermo. Un abbraccio, Lorenzo.